Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy, o se preferite Meloki, e questo è un test di umiliazione. Probabilmente è quella classica cosa che fai quando perdi una scommessa, solo che in questo caso non ho perso nessuna scommessa, sono solo masochista, perché conosco l'originale Resident Evil, ma ho dei ricordi molto confusi. Chi mi segue sa che io di base arrivo a platinare dei giochi e dimenticarmi i giochi. E mi è capitato diverse volte, questo perché gioco praticamente centinaia di giochi all'anno e di base sono una svampita, per cui nonostante non abbia mai fatto uso di droghe, è come se l'avessi fatto, forse dovrei cominciare. Per cui io dell'originale Resident Evil ho dei ricordi frammentati della mia esperienza su PlayStation, tra l'altro cagata sotto e con una guida, perché ero una caga sotto da piccola, lo sono ancora, ma prima lo ero ancora di più. Per cui io il remake l'ho visto molto fugacemente, quindi considerate che è una blind run, cioè la storia la so, storia, vabbè, la trama, però tipo gli enigmi o frammenti, microscopici frammenti, potrebbe andare malissimo. Resident Evil è molto diverso da quello che sono stati poi i remake 2 e 3, che sono quelli più freschi che ho chiaramente. Questo è la versione HD di Resident Evil, che in realtà non è in HD, è proprio un remake praticamente, perché hanno proprio cambiato engine. E la grafica è completamente rifatta, non è una remasterizzazione, ma io non mi ricordo nulla. Quindi sono cagata sotto. Resident Evil. Ah, che bello sentirlo. Ok, widescreen, se comandi moderno, sottotitolo di sì. Così ho pure la scusa con i comandi moderni di dire non li conosco, sono moderni. Allora, gente, qual è il tuo stile? No, sono un po' arrugginito per chi vuole impegnarsi, ma non troppo. Beh, sì. Ok. Seleziona personaggio. Quindi puoi scegliere se farlo magro o obeso, praticamente. Con e senza steroidi, praticamente. Hanno cambiato il design, però anche questo design è diverso dal design poi usato nel 3. Io andrei col quarto di bue, sinceramente. E dovrebbe essere diverso. Però non so, non so, cioè, penso che siano la disposizione degli oggetti, più o meno. Io so che a voi piacciono le tette, per cui, cioè, non che io disapprovi, per carità. Però mi fa troppo ridere lui così grosso, cioè fa troppo ridere, cioè qui è un essere umano e qui è gonfio da morire. E io andrei col quarto di bue, cioè mi fa troppo ridere il quarto di bue. Adesso tipo questa è la route difficilissima. Beh, teoricamente è la prima che mi fa presenti, quindi cioè, mi dovresti avvisare se è più difficile. Questa cosa finirà malissimo, ve lo dico, probabilmente non continuerà questa serie. Sarà un disastro. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, Ah, where we are giusto, c'è searching for the l'Evection helicopter Trash. of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their Chris, mission. haven't found it yet? No, not yet, Brenda. Bizarre Now murder for a cases special have recently visit. occurred in Raccoon City. Bizarre murders in our There are city outlandish continue to reports of escalate. families being attacked by Reports a are group just of about coming in 10 from people. friends camping near Bizarre's Victims Bin. were apparently eaten. Quindi non c'è, The io ho messo Bravo la team lingua was sent in to italiana, non c'è investigate, il bellissimo but we doppiaggio lost italiano. contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the No, other no, no, non c'è la members. trecciata della Action, scusatemi. And it turned into a nightmare.
Dammi una trecciata in live action. Wesker, con gli occhiali da sole al buio, non è per niente, diciamo, losco. Non... Questo è chiaramente Wedge di Final Fantasy VII, comunque. Wedge magro di Final Fantasy VII. Immagino che una bandana rossa in un'operazione di infiltrazione sia un'ottima idea per non farsi notare, chi è che si spara? Ah, è la... Si scappa. Tela. Sì, ti ha visto, esatto, ti ha visto. Quindi comunque questo filmato mantiene i protagonisti col design originale, diciamo, non... anche se io ho scelto il quarto di Manzo. Chris, this way. Chris, this way. Lui. Che stai facendo? Benvenuto al survival horror. Sì. Non ho capito. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone Madonna, all quanto è right? grosso! Barry, where's Troppo Barry? grosso. He's... No. What was that? Beh, anche questo doppiaggio è molto, molto I'll go elevato, and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Io vi farei notare comunque che qui Jill ha le braccia molto più spesse che in Resident Evil 3. Io continuo a dire, cioè, non è che devi fare la donna muscolazzata, però, come lui, però, Jill nel Resident Evil 3 è una modella di intimo bikini. È una donna in forma, ma non è una donna in forma con un fisico da donna addestrata al combattimento di una squadra speciale, ecco. Ok, così mi muovo, così ho bella la levetta, guardate, guardate! Ok. Quanto scomodo che devi mirare col sinistro, perché non ti puoi muovere mentre attacchi. Devi stare fermo, quindi in alto e in basso, ok? Però già questa cosa è la vita. Va bene, questo è il nastro, ma io... vabbè, sì, non è che siamo così vigliacchi. Ho solo il coltello e l'accendino. Non ho oggetti tattici, che questi me li ricordo, che servono per liberarsi automaticamente dalle prese. Uno zippo, ok, bello. Accendino di ottone verniciato in oro. Mi fa molto piacere, stiamo benissimo. Madonna, quanto è... Vabbè, io... Ce la faccio, quanto è grosso! Ho fatto la scelta giusta. Potrei stare tutto il giorno a fare così. Sì, però io mi cago sotto. Allora, questo mi sa che poi lo devo prendere. Però not yet, perché mi ricordo di andare di qua. Ho dei ricordi vaghi. Adesso c'è lo zombie, c'è la scena iconica dello zombie. E poi se torno indietro trovo la pistola, mi pare. Però sarebbe bello riuscire a ucciderlo. Ah, aspetta un secondo. Di qua. È chiusa a chiave dall'altro lato. È chiusa l'emblema di un'armatura incisa sulla serratura. Questo
queste inquadrature claustrofobiche sono terrificanti. Qui c'è un ascensore, non sembra possibile accedervi. Le inquadrature sono terrificanti. È questo che fa tanto l'atmosfera comunque. È chiusa. Niente, non posso fare niente. Devo andare per forza a salutare lo zombie. Che è lo stesso gioco di telecamera appunto usato in Onimusha Warlords e in Devil May Cry. Solo che qui funziona. Qui nei giochi action non funziona. Sono cagata sotto. Ok, allora aspetta. Ah, no, che cosa brutta. In realtà non sta minimamente mordendo. Ah, no, allora. Così difficile colpirle. Ok. Vabbè, sono un po'. No, 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 vabbè, però. Ok, io volevo fare la deficiente, ma niente, è andata malissimo. E la cassetta apparteneva a Kenneth. Ho bisogno di un videoregistratore per vedere cosa contiene. Ok. No, 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 vedi, queste inquadrature le odio. Ok. Io teoricamente puoi un po' fotterli loro, credo. Perché li puoi un po' fisciare. Quando l'inquadratura non è una troia maledetta. Vabbè, senti, io ti ammazzo con la pistola, facciamo così. Volevo fare la sgargiulla. Volevo fare la sgargiulla, solo che con queste inquadrature, se non sai dove sono messi, non scappi. Allora, mi pare adesso tu, giustamente, che è anche realistico, trovi lo zombie, ti caghi sotto, scappi, torni indietro e dici, porca troia, che cosa succede? Cioè, anche solo questa cosa, che è una scusa per nascondere i caricamenti, ti fa cagare tutte le mutande. Wesker? Jill? Si sono imbucati. Mica scemi. Non è vero, lo Where so. Did they go? Sto cercando di sdrammatizzare, sono cagata sotto. Ok, questa cosa me la ricordavo. Non è per niente normale, comunque. Sì. E la devo equipaggiare, vero? Ok. Sì. Quanto scomodo mi viene con la vita sinistra! Io non credo che sia una cosa intelligente andare a uccidere Piripillo adesso, comunque. Cioè, non so quale scopo possa avere per me la vendetta nei confronti dello zombie scemo. Cioè, non mi pare che di là ci sia. Vabbè, forse mi ricordo male io. Nani? Aspetta un secondo che io non mi fido. Infatti è ancora vivissimo. Ora è morto. Che qua hanno la pozza di sangue sotto, vero? Eccolo. Che poi questa cosa l'hanno tolta nei nuovi Resident Evil, diciamo. Sì, ma questo era un altro e lo stesso di prima, perché... Mio Dio, i comandi... Ok, tu resta morto lì. Che poi forse si alzano pure, li puoi bruciare. Ok, tu sei lì seccato brutto. Spero sia valsa la pena di fare questa cosa. Quello è chiaramente lo zombie prim standard base messo lì proprio per farti imparare a sparare. Madonna, le inquadrature però. Sì. Come si fa? Tu sei... C'è un cadavere riverso a terra come se colpito da morte istantanea. Cosa diavolo è successo in questa villa? Gli uccelli. Una grande gabbia. Dentro c'è un corvo morto. Io una piantina me la prendo. È già finito lo spazio di inventario, comunque vi faccio notare, eh?
Allora, io vengo da qua. Qui non c'è niente. Qui ci sono le piantine, quindi devo salire le scale. Gesù, dammi la forza, eh. Che ansia. Qui ci sono sicuro i zombie. Guardalo, è lì, lo vedo. È lì. Guardate i piedini. Guardate i piedini di zombie, guardateli. Queste inquadrature pazzerelle. No. E lì, che figata, madò, che figata. Questa cosa è fighissima. Che lo vedi nello specchio. Ma sei ancora vivo? Sei vivo come la merda. Famosa merda viva. No, ti prego, colpiscilo, Chris. Ah, è morto. Ok, è morto. Attenzione. Prendere freccia dorata? Oh yes. Dalla finestra è stato uscito. No, no, sì, lo so, perché questo l'ho esaminato, ok. Una normalissima villa in cui si trovano dei caricatori per terra, non vedo il problema. Sembra tutto perfettamente normale. Allora, quello stronzo si alza dopo, mi sa. Questo pezzato. Io mi perderò per sempre, ve lo dico, perché c'è, cioè, con le inquadrature matte che fanno questo giochetto, ecco. Fortuna qua ci sono erbe ovunque, perché probabilmente sto giocando alla modalità bimbi speciali. Quindi spero mi lancino le cure addosso. Ah, questa è una trappola mortale incredibile, sgargiante, vero? Me lo ricordo, però non so come si faccia. Ah, forse ok. Mi pare che sì. Hai una chiave falsa, devi togliere questa e mettere quella finta uguale che blocca la trappola mortale. Sì, vabbè, ma questo per adesso non lo possiamo fare. Come si chiama sta roba? Posta la morte e dar pace a colui che raccoglie questo emblema. Non lo voglio, non la voglio la chiave della villa, lasciala dov'è. Che ci manca solo che vengo ammazzata qua dall'omino. No, questa cosa me la ricordo. Stai buono là. Forse dovevo toccare lo scudo? Forse devo toccare... Stai fermo tu, c'è, cioè, lo zombie là che aspetta altro che... Sarmi a darmi un abbraccio. C'è un'iscrizione sullo scudo, la morte non è che l'inizio. Sta villa, proprio architettonicamente credibile, proprio a livello di struttura di zona. Io no, dammi la pistola un secondo. Ok. Ah, devo esaminare la frecciozza. Sembra sia possibile rimuoverne la punta. Punta della freccia. La punta della freccia è fatta di peridoto, anche chiamato lo smeraldo dei poveri. Il nostro Chris è una persona acculturatissima. È chiuso a chiave dall'altra volta. Mi fa molto piacere questa cosa. Qui abbiamo trovato la frecciozza. Qui c'era il caricatore. E qui c'è un altro zombie, dai. No? L'hai aperta. È chiusa a chiave dall'altro lato. L'ho aperta. L'importante è che l'ho aperta. Chris, poverino, è gracile, quindi non le può sfondare le porte di legno marcio della villa antica. No, vabbè, ma quanto cazzo è geniale sto gioco, cioè. Cioè, che ti fa vedere l'ombra per farti vedere. Ok, essendo oggetti tattici quali pugnali, potrei sottrarti momentaneamente alla presa un nemico. Tuttavia, non potrai fuggire se il nemico ti afferra dietro le spalle. Accedi al finestra di stato, accedi un oggetto, segui una domanda equipaggia. Se un oggetto tattico è impostato sulla modalità manuale, nell'impostazione di comandi dovrei premere le due per utilizzarlo. Io non ne so se è impostato in manuale. Caspita, ne so io. Dove sono le opzioni di questo gioco? Comandi. Oggetti tattici automatici, a posto. C'è un gatto in calore fuori di casa, non è un problema, va bene così. Eccolo! Eccolo! Vieni qua, ciccio. Ma quanto sei fatto duro tu? Oh, così mi piaci. Così mi piaci.
Senza testa, bravo. Così è sicuro che non si rialza. È chiusa nemmeno di una spada. Io la spada non ce l'ho. Ah, questa va spinta di sotto per prendere la stessecchina qua. Ok. Vai, di sotto. Vai così, vai, giù. Che non poteva allungare il braccio e prenderla, giusto? Deve fare vandalismo. D'accordo. La freccia va nel giardino. Sicuramente. Non puoi distinguere niente a causa del buio e della nebbia. Quindi voi, squadra speciale, siete rimasti chiusi in una villa satanica. Perché c'erano tre cani fuori. Giustamente. Non so, si sa che. E vabbè, ma è tutto chiuso. Che posto brutto, eh. Non è vero, una villa fichissima. E mi sa che è qua il giardino. Mi sa che è qua il giardino. E qua c'è uno zombie sicuro. Almeno uno. È tutto un po' smarmellatino, comunque non si vede molto bene. Zombie? Zombie? Non ce ne sono? Eccolo, me lo ricordavo, ok. Ah, devo usarlo, sì. Devo usarlo dall'inventario, non lo so usare in automatico. Tac. Però di qua non so se c'è qualcosa. Che ci sono le maschere di funerarie, tipo. Che sento, suoni di cani? Ah no, sono ingranaggi. Sì, qua ci sono le... Sì, le maschere funerarie. La cosa normale questa, giustamente. Libro incastrato nella rientranza. Libro della maledizione. Chi non vuole un libro della maledizione? La catena si muove. Si intitola il libro della maledizione. Si intitola il libro della maledizione. Ah! C'è una chiave conficcata in retrocopertina. Yes! Chiave della villa. Una maschera muta, una maschera non ha olfatto, una maschera cieca. Una maschera muta, cieca e senza olfatto. Quando le quattro maschere saranno state collocate al posto giusto, il male si risveglia. Che voglia! Che voglia di risvegliare il male, Chris. Pure tu, però. Molto strano, non ci sono zombie. È perché sto giocando nella modalità bimbi speciali che non ci sono zombie. Qui ci sono delle munizze per il fucile che non ho. Vabbè, prendiamole. Cioè, non è che mi dispiace se non ci sono zombie, sia chiaro. Cioè, non mi offendo se non ci sono zombie. Questo ci tengo a precisarlo. Qui, no, ok, da qui arrivo. Qui è chiuso. Ok, vabbè, niente, non posso fare nient'altro. Mappe non ne ho. Mappa ce l'ho. Quanto può essere difficile. Verde. D'accordo. Quindi niente, andiamo via. Qui dobbiamo fare. Quindi qui non, per almeno adesso zombie non ce ne sono. Ottimo. Adesso ho la chiave e quindi potrò aprire delle robe, però non so quali. Questo è il problema. Quindi mi dovrò fare tutto il giro delle porte per capire dove sono. Ok, qua cioè io penso, non, io mi ricordo che c'era una roba che potevi bruciare gli zombie. Però non teoricamente se c'è la pozza di sangue. Ok, si è aperta. Se c'è la pozza di sangue sotto, si rialzano?
Boh. Madonna, quanto è grosso. È chiusa. Serratura antica del meccanismo semplice. Ah, queste servono solo i consumabili base. Ok. No, vedi, non me la devi fare questa cosa. Non mi puoi ansimare così. Oddio! Porca miseria! Questo fa paura, cazzo! Puoi morire? Puoi decedere? Grazie! No, mi dovete fare sta cosa, cioè, ma siete pazzi, non... Io ho finito le munizioni, ma siete matti? Siete matti? Io lo so che li devo schivare, ma sono cagata sotto. Con sti comandi come fai a schivarli? Ok, tu sei morto male. Beh, senti, fatti accoltellare un po'. Ok, siete un po' bimbi speciali. Come non detto! Ok, morti. Vabbè, sono questa. Io l'ho detto che questa era la run dell'umiliazione, dell'imbarazzo. Comunque, guarda come sono finiti i proiettili. E no, tutto a posto. L'elmo di tua nonna, però. L'elmo della nonna. E poi non posso neanche salvare perché non ho preso i nastri. Mannaggia a me. No, ma tu mica ti alzi. No, tu stai solo riposando. E vabbè, la safe room. Eccola. Sembrano morti, ma in realtà possono tornare in vita. Tuttavia esistono dei metodi per impedire incenerimento o distruzione della testa. Se ulteriori metodi vengono scoperti, saranno immediatamente coloro che hanno cara la propria testa accede al combustibile nel primo piano della villa. Potete prenderne quanto volete. Avete bisogno di qualcosa per infiammarlo, ma questo dovrete pensarlo. A questo dovete pensare da soli. Letto logoro. Qui ci sono diversi tipi di sieri. Molti hanno un colore disgustoso. E intanto mi poggio, deposito questa. E vabbè, quanta roba. Questo è proprio, siamo scarsi. Mi hanno messo i nastri. Va bene, per adesso non salviamo. Siamo masochisti, dai, non si può morire così. Cioè, la zombie non ti ammazza, pure la piantina. Però giusto da aver capito. No, nella mappa. Così difficile selezionare la mappa. Ti fa vedere dove la macchina da scrivere. Ok, perfetto. Contiene solamente prodotti per la casa. C'è un odore leggermente sgradevole. È chiusa? Sì. È chiusa. Ok. Queste inquadrature... L'inquadratura fa tantissimo in questo gioco. Infatti penso che questo remake non lo puoi fare. Questo remake come l'hanno fatto non lo puoi fare. E vabbè, però siete stronzi. Oh, ok, almeno l'ho aperta. Una gioia. D'accordo, ho aperto un'altra porta. Io non ce la faccio a vedere sto bisteccone. Qualcosa di magico. Qui sembra non esserci niente di utile. Questo non si può spingere. No. Non ci sono zombie. Questa cosa è sospettosissima. E vabbè, l'armatura e la nonna e tutti. E chiude, vabbè, ho capito. Prendere supporto in legno per le finestre. No, per adesso no. È chiusa a chiave dall'altro lato. Oh, grazie. Fischietto per cani.
Provano a stropicciare. Surfman ha chiesto di nascondere qualcosa in luogo sicuro. Io ho avuto questa idea. Ho pensato che se a proteggerlo fosse un animale pericoloso come il perfido cane che vive qui, nessuno sarebbe in grado di avvicinarsi. Il randaggio si aggira sempre nei pressi del balcone sul lato occidentale del secondo piano. Certo, a correre al richiamo di un fischietto per cani. A questo punto che entri in gioco tu. Credo che tu sia l'unica persona in grado di avvicinare quel dannato cane senza rischiare gravi mutilazioni, il che significa che solo tu puoi mettergli questo collare. L'oggetto che Spencer vuole che nasconde si trova dentro il collare. Sei l'unica persona in cui posso fidarmi, attualmente verrai ricompensato per il tuo aiuto. Ricordi quel certo oggetto che hai sempre desiderato? In cambio della tua collaborazione potrei essere in grado di fartelo avere. Mi sembra un affare vantaggioso per entrambi. John Toleman. Un diario aperto, le pagine sono bianche. Libri sulle varie popolazioni della Terra. Vabbè. Cosa dice la mappa? Che la stanza non è completa. Cosa mi manca questo luogo? Chris, eccolo. Bravo, Chris. Bravo, Chris, hai fatto la cosa giusta. Non hai fatto la cosa abbastanza giusta però, Chris. C'è ancora qualcos'altro. Ah, uno scacco matto. Chris, trova quello che manca, su. Niente, per ora non lo trovo. Mi sento molto stupida, visto che è una stanza molto piccola, però... Porca merda! Guarda, quasi gode. Chris, mannaggia te, guarda che si è fatto male, cretino. Ok, bravo, resta morto. Sangue? Sì, ok. È chiusa, vabbè, l'armatura. Mi sono persa, già ho l'ansia a mille. Avrò bisogno di salvare fra poco perché i miei nervi sono... Ehi, vabbè. Guarda, bella questa modalità facile. No, per ora no, aspetta un secondo. Camino spento. Ma questo che cos'è? Sì, ma quella è la mappa della villa! Chris, a scemo! Vabbè, niente. Erba rossa, vabbè, prendi l'erbetta verde. No, non me la fa combinare. Non ci voglio credere, non me la fa combinare. Quindi ho l'erba rossa di merda che non mi serve a nulla. Ok, sto cercando di fare la furba. Solo che il cambio di inquadratura non mi aiuta, neanche un po'. Questi zombie sono credibili nel loro essere tremendamente stupidi. Quante coltellate ci vogliono per ucciderlo? Ti prego. Oh, è bravo. Ok. Un'ora e mezzo per ammazzarlo solo col coltello, però... Quando è possibile? Usiamo il coltello, risparmiamo proiettili e siamo tutti contenti. Oh, bene, penso che questo sia arrivato, sia proprio il momento in cui ci saluteremo con vergogna. Profonda vergogna, ovviamente. No, che depositare la pistola, non t'azzardare. Va bene. Io non voglio portare, perché io neanche sapevo che c'era la chiave. Ma io voglio salvare! Non mi può... Perché non mi fai... C'è una macchina da scrivere! Deposita sto fischietto! Io voglio solo salvare! Prendila! Sì, prendi la chiave! Posso? È una vecchia macchina da scrivere! Usare il nastro inchiostratore? Oh yes! Dai, è fortissimo! Va bene ragazzi, so che è stato imbarazzante, però almeno chiudiamo questa esperienza con una provata, ovvero io che
completamente alla cieca, uccido uno zombie, il quale come vedete, era molto aggressivo, come vedete, e quindi comunque ho risparmiato un bel po' di colpi. Lo so che non vanno uccisi gli zombie in Resident Evil, lo so, vanno schivati. Questi zombie vanno schivati, sono proprio stupidi fatti apposta. Mi impegnerò a evitarli, perché so che è sbagliato ucciderli, sprechi i colpi e i colpi ti servono. Quindi, per adesso la chiudiamo qua. Bella, questo colore verde, questo è il verde del fallimento, questo è il verde della merda, cioè verde è merda proprio, quando trovi tre piantine capisci che sei perdente, però mi va bene così, guardate, davvero. Io credo di aver selezionato la modalità normale, cioè non credo ci sia normale, facile e super facile, penso che sia difficile, normale e facile. Va bene, sono contenta così, non sono morta. Mi hanno abbracciato un paio di volte, ma è troppo, guardatelo, è un parallelepipedo, ha le spalle dritte, è bellissimo. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete qualche consiglio ovviamente sono assolutamente benvenuti, un po' meno le offese, andate un po' a fanculo se mi offendete, però ovviamente i consigli, i suggerimenti e quant'altro sono assolutamente benvenuti. E detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo in un prossimo video, ciao!